Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi, giovedì 18 marzo. Il sole sorge in Puglia alle 5:59, tramonta alle 18:03, in Basilicata sorge sempre alle 5:59, tramonta alle 18:11, in Molise sorge alle 6:04 e tramonta alle 18:16. La luna sorge alle 6:44 e tramonta alle 20:55, la fase lunare, la luna nuova. Oggi la Chiesa festeggia San Cirillo di Gerusalemme. Nato da genitori cristiani, fu successore del vescovo Massimo nella sede episcopale di Gerusalemme nell'anno 348. Implicato nelle dispute ariane, dovette subire più volte l'esilio, testimoniano la sua attività di pastore, i discorsi con i quali espose ai fedeli la vera dottrina della fede, la Sacra Scrittura e la tradizione della Chiesa. Oggi inoltre ricordiamo San Braulio e San Frediano. Chi compie gli anni oggi? Auguri al regista e scrittore francese Luc Besson, che compie 61 anni, all'annunciatrice televisiva Fiorella Pierobon, che compie 50 anni, al conduttore televisivo Massimo Giletti, che ne compie 48, all'economista e politico pugliese Francesco Boccia, che compie 42 anni, e infine alla cantante e attrice statunitense Queen Latifah, che ne compie 40. Cos'è accaduto il 18 marzo? Nel 1848 a Milano, Carlo Cattaneo, dopo alcune concessioni annullate dal vicegovernatore austriaco con i suoi seguaci, insorge dando il via alle cinque giornate di Milano. Nel 1965 il cosmonauta Alexei Leonov lascia per 12 minuti la navetta Vostok 2, diventando la prima persona a camminare nello spazio. Nel 1989 in Egitto una mummia vecchia di 4.400 anni viene trovata nella piramide di Cheope. E infine nel 2003 gli ispettori della Commissione di controllo dell'ONU si ritirano dall'Iraq e iniziano così le operazioni militari della coalizione guidata dagli Stati Uniti per l'invasione dell'Iraq. Per la stagione teatrale tra parco e realtà del Teatro del Fuoco di Foggia, oggi alle 21, Luca Zingaretti in La Sirena, tratto dal racconto L'Igea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa di e con Luca Zingaretti. Se il tappeto del salotto ha uno aspetto polveroso, cospargetelo di sale o di farina e dopo un paio d'ore passate l'aspirapolvere. Ascoltiamo i consigli delle stelle previsti per oggi. Ariete, non offendetevi davanti a qualche critica che potrebbe essere più costruttiva di quanto non pensiate. Ritagliatevi degli spazi per il divertimento, il cinema all'aperto, un gelato, una passeggiata con gli amici. Toro, con più fermezza e spirito conciliante potrete vivere il legame amoroso e i rapporti interpersonali in assoluta armonia. Le amicizie meritano un po' del vostro tempo e della vostra attenzione. Gemelli, dovrete inventare qualcosa di geniale per far fronte ad un imprevisto, non certo drammatico, ma comunque tale da richiedervi tempo e attenzione. Cancro, mettetevi tranquilli, evitando di voler ottenere a tutti i costi anche quello a cui forse non avete diritto. Con la luna e Giove dissonanti non è facile rilassarvi, ma almeno provateci. Leone, cambia la musica per quanto riguarda l'amore. Se non volete piombare in una lite, evitate di sottolineare ogni virgola, di replicare con stizza a tutto ciò che fa e dice il vostro partner. Vergine, siete proiettati in una giornata promettente per tutto, siete irresistibili e se pensate ad una persona in particolare, eliminate ogni timore e perplessità perché questo è il momento migliore per farvi avanti. Bilancia, mantenete la calma davanti a qualsiasi situazione difficile. Con la luna contrastante sicuramente ve la prenderete per un commento o per una battuta sgradevole. Scorpione, siete animati da un'eccellente combattività, virtù che vi vedrà vincenti su tutta la linea. Qualcuno prenderà in considerazione l'opportunità di aumentare il proprio giro d'affari. Sagittario, potrete contare su una giornata molto proficua, scorrevole e interessante. Alti ricami astrali molto favorevoli vi permetteranno di farvi apprezzare e di ottenere concreti riconoscimenti professionali.
Ed ora Capricorno è il giorno giusto per trovare soluzioni a vecchi problemi e per rimediare agli errori del passato. Gettate tranquillamente le basi per un'attività o un'iniziativa che ha tutte le carte in regola per riuscire. Acquario. Non si può dire che le energie siano soddisfacenti in questi giorni, segno che dovete staccare la spina e prendervi una pausa ristoratrice che consenta al fisico di ricaricarsi. Infine, il segno dei pesci, per i quali si prospetta una ventata di novità, sia in ambito lavorativo che nella vita sociale. Creativi e socievoli avrete l'opportunità di avanzare nuove proposte. Ed ora diamo spazio alle parole del nostro consueto proverbio del giorno. A chi compra non bastano 100 occhi, a chi vende ne basta uno solo. Io vi do appuntamento naturalmente a domani mattina, come sempre, con il nostro almanacco del giorno su Antenna Sud. Vi ricordo che potete anche rivederlo sul nostro portale web www.antennasud.com oppure sul nostro canale YouTube www.youtube.com/antennasud. Arrivederci, buona giornata.